Ciao. Faccio pochi trigger di mio. Quindi diventa facile capire quanti siano nella realtà i pochi video dedicati ai visual trigger. Questo cam brushing iniziale proverei a fare un po' di tracing sfruttando niente meno che un vinile. Non ne ho molti, in realtà ne ho solo due. Questo di Dua Lipa e uno di Lily Allen, ma quello di Lily Allen non ha neanche delle scritte sopra. Diventava difficile fare del tracing, ora mi sposto un pochino e proviamo assieme a farlo, anche se oddio, forse si vedrà men che meno. E abbiamo, si vedrà qualcosa, boh, speriamo, non so come abbiano potuto inventare questo nome, perché raga, boh, vabbè. E in qualsiasi caso abbiamo il braccio, la spalla, la, come si chiama? Il colletto della giacca, la sua testa, l'orecchio, i capelli, una mano, un braccio che scende giù. Sopracciglia, gli occhi con un'infinità di ciglia sopra e sotto, gli
su cosa poter fare un po' di tracing, ho detto, beh, questo potrebbe essere un'idea. Il vinile, se non sbaglio, ha poco su cui fare tracing, oltre che non avrebbe senso fare il tracing su un vinile, ma direi di no, però si abbina con lo sfondo, manco a farlo apposta. E onestamente ho il terrore che il vinile caschi, oltre che non ci sta neanche, però potrebbe essere una copertina interessante questa. Vabbè, abbiamo fatto un po' di così, tracing e show and tell, ma vabbè, tracing fatto, dai. Ma naturalmente non è un video di visual trigger se non facciamo anche un po' di segui la luce, quindi smettete di guardare la punta del mio naso e iniziate a seguire questa simpatica lucina che si muove e torna indietro e torna ad avvicinarsi, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina e puff, vi tocca una guancia e torna indietro e si riavvicina, si riavvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina e al suono delle ampolle, non preoccupatevi, non sono qui per fare il suono delle ampolle, anche ma non solo, bensì per provare a fare questo che a me piace sempre molto da vedere, ma non lo so perché, per qualche motivo quando provo a farlo, non lo so, poi non mi soddisfa mai completamente. Non so se è un problema mio meno, però in questo
grosso pensiero che cerca di uscire dal vostro schermo. Do una mano a rimuoverlo. Mi sa che ci vorranno molte forze e due mani anche. Proviamo un po', mettiamo via le ampolline e afferriamolo. Questo pensiero da rimuovere. Tirare via una fune dal vostro schermo. E ci tengo a precisare tutte le volte che l'ho rubato a Mara Croft. Ciao Mara, vado a farle un saluto, perché l'ho visto sul suo canale o in una live o in un suo reel, ora non mi ricordo, e so di aver detto è talmente bello e piacevole che devo rubarglielo. Sembra giusto citarla. Quando lo utilizziamo. E infine, vi darei la buonanotte. Se andate a dormire, sono buon riposo. Con un po' di vi abbia rilassati. Noi ci vediamo nei prossimi giorni. Prossimi.